Gerione è una delle più straordinarie invenzioni dantesche. Metafora della frode, ha un ingannevole volto d'uomo giusto e il corpo mostruoso. La stupefacente creatura, evocata dal lancio della corda di Dante, risale nuotando nell'aria scura del basso inferno, simile ad un sommozzatore che riemerge dall'acqua. Come il peccato, è orribile e al tempo stesso meraviglioso e possente. Tradisce l'uomo con il suo aspetto ambiguo. Mentre il viso è quello di un uomo giusto, le spalle e le zampe anteriori sono villose come quelle di un leone, mentre il corpo serpentino, dalla pelle simile ad un tappeto persiano, è decorato da linee e cerchietti, simboli dei raggiri. La coda termina con una punta aguzza, come quella di uno scorpione, che però viene tenuta nascosta a conferma della natura fraudolenta del mostro. Il Gerione dantesco è ricco di reminiscenze bibliche, classiche e medievali. Virgilio nell'Eneide lo colloca infatti nel vestibolo dell'Averno con altri mostri. Nella mitologia, Gerione era però un gigante a tre teste, sei braccia e sei gambe che nutriva i suoi tori con carne umana, ucciso al fine da Ercole. Ma l'iconografia dantesca è molto lontana da questo modello. Il viso umano inserito nel corpo di un mostro rammenta piuttosto la Sfinge, le Arpie o ancor di più le locuste del libro dell'Apocalisse, anch'esse simili a scorpioni, il cui re salirà alla fine dei tempi dal pozzo dell'abisso per dirigersi verso Gerusalemme. Non mancano riferimenti alle belve raffigurate nelle stoffe orientali e ai draghi che popolavano l'immaginario medievale. Nel descriverlo, Dante ricorre anche a metafore del mondo animale e della vita quotidiana. La rete del ragno, la barca tratta parzialmente a riva, il castoro che tende un agguato ai pesci. Il mostro non è alato. Si muove invece nell'aria densa dell'inferno come un corpo che nuota e affonda nell'acqua, ruota e discende lentamente, salvo poi dileguarsi come una saetta una volta liberato dal carico dei due poeti. Non viene riferita alcuna parola di Gerione. È solo Virgilio a trattare misteriosamente con la bestia per ottenere il passaggio nell'ottavo cerchio. Quando Dante ritorna dall'incontro con gli usurai, lo trova già sulle spalle del mostro e viene colto da un profondo terrore all'idea della discesa nell'abisso sulla groppa della fiera. Gerione è docile ai comandi di Virgilio, che gli ordina di scendere compiendo giri larghi per rispetto del suo nobile carico. Una volta assolto il suo compito, sparisce poi repentinamente, come uno degli incubi terribili che popolavano la vita dell'uomo del Medioevo.